Ciao, scusate innanzitutto per la luce, ma si sta abbassando il sole, quindi vedrete un po' di ombre strane. E scusate per uomini e donne, ma mi tiene compagnia. E quindi niente, oggi torno con un video haul. Faccio vedere gli ultimi acquistini un po' più recenti che secondo me sono molto carini e credo possiate trovare ancora in negozio o in sito, insomma. Parto con H&M perché ho un po' di cose. La prima è questa cover qui, non si vedrà una cippa. Vediamo. Ok, questa qui, ho l'iPhone 6 ed è perfetta. Una semplicissima cover trasparente con i lati dorati, anche ai lati della fotocamera. E c'è una scritta semplicissima con All You Need Is Confetti, con tutti i bua, insomma. E nulla, la trovo molto carina, con il mio telefono ci sta super bene. Poi ho comprato questa cuffietta qui, capellino, sempre di H&M, reparto femminile o maschile, non ricordo. È questa cuffia qui, bianca e nera, con sul fondo tipo si stringe un po', no? E questa credo di aver... Ah, questa qui l'ho pagata, mi pare, 12,90 o 7,90, non mi ricordo. Invece questa l'ho pagata 7,90. Sempre da H&M ho trovato questo maglioncino qui e questa è una S e mi è leggermente grandina e bianco con queste strisce un po' particolari nere e nulla, è un maglione similana, insomma, tiene molto caldo e la cosa particolare oltre al la stampa è appunto che da tipo dal fianco più o meno parte con questo spacco qui su entrambi i lati, quindi anche di qua, e quindi va per forza utilizzato con una canotta o una magliettina sotto. È della linea Divided e l'ho pagato solo 10 euro in quanto... E l'ho pagato solo 10 euro perché era nella sezione degli sconti. Insomma, mi sembra che c'era questo e una L, sempre 10 euro. Un altro capo è questa sciarpona qui, enorme, tutta maculata, tipo... animalier, insomma, è beige, panna beige con le macchie nere, è enorme perché è grandissima, sembra una coperta e intanto uomini e donne lo lascio perché non lo so, tende più in il tutto e ha delle frange qui. E nulla, è molto molto calda, è molto molto ingombrante, come piacciono a me. L'ultima cosina da H&M è questa bustina qui. Ah, la sciarpa ho pagato 19,90. E questa bustina qui l'ho pagata 7,90, mi pare. Ed è una semplicissima bustina in ecopelle. Tipo... come si dice, tipo pelle di serpente, ed è alla cernierina d'oro e d'oro dorata e i dettagli anche qui sotto dorati, e io lo utilizzo come portafoglio, mi ci trovo molto bene e nulla, ve la consiglio se io sono, parliamoci chiaro, un amante di tutte queste pochettine cosine così molto carine, e quindi sì, ne compro a valanghe. Un negozio
Forever 21, ho fatto un ordine per il regalo di mio fratello per Natale, quindi volevo... Mi sono presa qualcosina anch'io. Ho preso questi leggings, poi vi farò vedere tutto indossato. Ho preso questi leggings qui. Sono neri, molto invernali, sono pesanti. Non so se vedete il tessuto. Sono molto molto pesanti. Questa è un M e le ho pagate 10,45. E ho fatto appunto l'ordine, mi sono arrivate molto veloci. E la particolarità di questi leggings è appunto la fasciatura sul ginocchio, insomma, che è tutta a costine. Ok, fatta così, molto carina, neri semplici. E sempre da Forever 21 ho preso questo astuccetto barra trousse, ma io penso lo utilizzerò come astuccio. E è tutto plastificato con scritto Whatever Forever e sotto è in tela con dei fulmini grigio e nero. E nulla, è abbastanza grande in confronto con la mia mano, è così. Tina! E l'ho pagato 7. E al dettaglio della cernierina dorata e nulla, dentro è molto capiente, così mi serviva un astuccio nuovo e questo mi sembrava carino. Ok, poi parlando di Yankee, ho preso 2 Yankee Candles. La prima è una tarte che si chiama Egyptian Musk, eccola qui, e è molto buona, sa di pulito. Cosa stai mangiando? Sa di pulito, molto buona. Io amo queste profumazioni così, quindi ve la consiglio se vi piacciono queste profumazioni. E questa ovviamente sempre 2,10 mi sembra, o 2,20, non ricordo. Invece ho preso questo formato, il formato medio della Cappuccino Truffle, che è meravigliosa, sa proprio di dolcetto al cioccolato, caffè, buonissima. Accesa non l'ho già provata. E accesa non dà propriamente un stesso sapore che sentite nella jar, ma è più delicato, però è molto buono lo stesso. Questa è veramente buonissima e l'ho pagata mi pare 22, comunque si chiama così. Primo acquisto, e mi sa proprio per importanza perché io adoro agende, cose del genere, è stato questo questa planner qui, agenda qui di Heidi Swap, che è ciò che trovate all'interno. E l'ho pagata 36 euro in un sito su Facebook. Comunque la trovate anche su Timbro Scrap Mania, eccetera. E nulla, è dorata e bianca, strisce, scusate la voce. E all'interno è ad anelli, è un formato personal, quindi non lo so, questa è la mia mano. E ha delle taschine da questo lato, 3 taschine. All'interno è tutta bianca, può dorati, al portapenne nero, dall'altra parte non c'è nulla se non ricordo male, esatto. E invece gli inserti veri e propri sono molto molto carini. Allora, questo è gennaio,
Ha un calendario perpetuo, quindi è da inserire, sono da inserire i numeri. Comunque, questo è il primo divisorio. Vediamo. Tutto a pua bianchi, trasparente, con questo cuore dorato. E il divisorio è fatto così, di gennaio, mentre all'interno c'è allora una bustina per contenere, non so, scontrini o quello che volete, in due, divisa in due, quindi la prima e la seconda. Poi c'è all'inizio di ogni mese questo, che potete scriverci essenzialmente quello che volete, quindi qui magari una lista da fare, qui dei luoghi dove andare, qui quello che volete, credo. Questo qui. E all'interno c'è la vista mensile. Vediamo. Eccola qui. In cui dovete inserire ovviamente i numeri dei giorni. E la vista settimanale, che è così. Da inserire i giorni. È molto carina e gli altri mesi sono fatti allo stesso modo. Quindi... fine di ogni mese c'è un foglio in cui scrivere tipo le note o quello che volete, è bianco, con scritto the best day. E secondo la mia opinione, ovviamente devo cominciare a usarlo a gennaio perché ci sono i divisori con scritto gennaio, febbraio, eccetera. E secondo la mia opinione personalissima, per il costo che è fatta veramente divinamente, molto bene, e anche le cuciture sono tutte perfette, e nulla, 36 euro secondo me sì, sono tanti, perché insomma 36 euro non gli sputi, nel senso. Però se anche voi come me siete appassionate a queste agende, insomma, sapete che i prezzi sono molto più elevati. Per dire, le Filofax costa un formato personal anche 70-80 euro, o le Kiki, che hanno diversi prezzi, però in linea di massima costano tutte molto. E quindi queste ve la consiglio di IDSwap. L'unico problema è che c'è solo questa disponibile in Italia, ma insomma è molto carina. Secondo me l'unico problema appunto che non ha una chiusura, ma è semplicissimo, le fate una banda elastica e è perfetta. E quindi nulla, io spero che i miei acquisti vi siano piaciuti e fatemi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Spero che il video appunto vi sia piaciuto e alla prossima, ciao!